Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo la pistola fulmine. Mitraglietta facente parte del set tubo vuoto. Lancia una salva di scintille elettriche che infliggono danni pesanti, ma a portata ridottissima e consumando molte munizioni. I suoi danni naturali la rendono efficace contro i nemici dell'elemento acqua, ma debole contro quelli dell'elemento fuoco, perché come tutti noi ben sappiamo, le armi dell'evento tubo vuoto sono tutte impostate su elemento natura. Allora, abbiamo percato quest'arma con un livello critico, un danno critico, una velocità di ricarica e danni e bersagli rallentati. Intrappolati, quest'ultima comunque settata in base all'ultima perk, siccome l'ultima perk è il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento. Comunque, leggendo le statistiche dell'arma, già cosa possiamo notare a primo impatto? Ok, ha 40 colpi, quindi la dimensione caricatore è abbastanza capiente, ha un costo munizione di 1, quindi ogni colpo sparerà 1, poi andremo a vedere bene nel dettaglio, ma guardate la cadenza di tiro, sono 13,5. Cosa significa quel 13,5? Sono i proiettili sparati al secondo, quindi in un secondo quest'arma è in grado di sparare 13 colpi. Praticamente velocissima, raga. Però attenzione, perché ha una gittata veramente ridotta. Infatti, come ci dice la descrizione, quest'arma va usata a una distanza veramente ravvicinata. Non azzardatevi a utilizzarla contro nemici a distanza. Beh, tanto il colpo non arriverà. Comunque, posso essere sincero? Non avevo mai provato quest'arma full perk. Cioè, sapevo già della sua esistenza, sapevo già come funzionava, ma non mi sono mai ritrovato un'arma di questo genere full perk nello zaino. È un'arma davvero strana e molto particolare, secondo me, perché è capace di sprecare tutti i colpi che hanno il caricatore nel giro di brevissimo tempo, ma allo stesso tempo è possibile premere una volta il tasto di fuoco e far sì che l'arma spari una volta sola. Beh, ovviamente ciò sarà inutile, quindi vi toccherà fare scorta di munizioni, precisamente le munizioni celle energetiche, perché tutte le armi del set tubo vuoto utilizzano questo tipo di munizioni. Mi viene da dire purtroppo, raga, perché spamma veramente un casino di colpi, quindi un casino di munizioni, un sacco di batterie carbone, che in effetti in questo periodo un po' dipende anche dalle situazioni. Preferiamo utilizzare con il lanciarazzi mitico magari, no? Però se posso dirvi la mia, quest'arma mi ha divertito davvero un sacco. Sia utilizzarla contro orde di zombie, sia utilizzarla contro smasher. Ovviamente mi sono basato utilizzandola contro i nemici d'acqua, perché è ovvio che vada usata così. Non azzardatevi ad utilizzare un'arma tubo vuoto contro nemici di tipo fuoco. Va bene utilizzarla contro i nemici di tipo fisico. Va benissimo utilizzarla contro i nemici di tipo acqua. Va lo stesso bene utilizzarla contro i nemici di tipo natura. Ma assolutamente non azzardatevi ad utilizzarla contro un nemico di tipo fuoco. Volete sapere perché? Adesso ve lo mostro. Come avrete ben visto, non vi conviene proprio utilizzarla contro un nemico di tipo fuoco. Se uno smasher d'acqua al 140 più o meno, se mi è andata bene certe volte, sono riuscito ad ucciderlo con un semplice caricatore, qua almeno 5 caricatori li ho usati tutti per ucciderlo, eh? Quindi, a buon intenditore, poche parole. Comunque, quest'arma mi sembra che come ultima perk si possa trovare sia con il tormento, sia con l'uccisione in testa che fanno esplodere, sia quella che dopo tot colpi alla testa aumenta i danni appunto in testa. Però questa, in questo caso, fortunatamente o magari sfortunatamente, ha rallentamento. A tal proposito volevo dirvi che sono intenzionato a fare dei video e portare delle armi che sono molto vecchiotte in sé, però ci sono degli adattamenti per rendere queste armi più efficaci? Sì, ma tutto questo ve lo spiegherò in un altro video. Sono armi che comunque non abbiamo quasi mai visto sul canale, se non appunto in combinazione con qualcos'altro, perché raga, questo gioco purtroppo è pieno zeppo di armi e ognuna è differente dalle altre. Già una semplice pistola tipo questa, che sinceramente non mi aspettavo mai di poterla utilizzare in questo modo, posso dire, no? Comunque, posso utilizzarla sia contro gli smasher, nel senso che gli infliggo abbastanza male, in più li stordisco. L'arma spara a raffica proprio, il caricatore viene svuotato in 2 secondi. Ricarica veramente veloce, a momenti non si vede neanche l'animazione del ricaricamento. E addirittura contro gli zombie di gruppo risulta utile, certo non utilissima, ma utile. E appunto ci abbiamo anche questo stordimento, che ricordatevi è presente su tutte le armi tubo vuoto, che in certi casi comunque risulta parecchio utile. Cioè quello smasher che magari prende tanto danno e riuscite a rompere il suo scudo di impatto, quindi lo stordite, beh, diciamo che
che risulta molto favorevole in certe situazioni. Anche per esempio contro i frigoriferi. È molto utile comunque il fatto che facciano da parte lo scudo, in quel momento saranno molto vulnerabili in quanto saranno comunque scoperti. E per quanto riguarda i piccoletti, beh raga, si scoglieranno non appena li sparate. Comunque del set tubo vuoto, insieme al pompa, questa pistola si è dimostrata superiore alle mie aspettative. Assolutamente sì. Non è come la R che spariamo un colpo alla volta e dobbiamo triggerare sempre il colpo. Non è come la pistola che anche lì abbiamo comunque la cadenza limitata. Devo dire che sono rimasto parecchio soddisfatto da quest'arma comunque. Che posso dire di più? Io, raga, vi ringrazio di aver guardato questo video. Ci tengo molto comunque a sapere la vostra opinione su di essa. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quel fatto che vi dicevo che volevo portare altre armi, ma anzi no, non fatemelo sapere proprio perché tanto le porto lo stesso. Che dire, raga, io vi ringrazio. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! Ricorda che puoi utilizzare il codice KinoTV per supportare la crescita di questo canale. Grazie e arrivederci.